un altro bacio. Ma ci sto cosa? Ti avete messo terzo in classifica. Occhio che mi stai riprendendo, perché se dico una cosa sbagliata, questo mi viene. No, non dite cose sbagliate, tagliate tutto. No, guarda, io quando lo no, il bacio c'è, me lo mandi. Non lo so, il bacio si è voluto bene, se no lo taglio. Ma per te scherzi, che abbiamo fatto? E poi noi quando c'è stata la cosa del fatto del PDL, che ci ha rito, abbiamo mandato in onda tutto, ci siamo, capito? Dico anche la telecamera del grillino qua. E abbiamo mandato tutto in onda, e abbiamo trattato tutti uguali. A me mi hanno menato sia a destra che a sinistra, quindi faccio il comico. Quindi... Ah, va bene, dai, no, ognuno fa il suo lavoro, l'importante è che appunto l'informazione sia veritiera e corretta. Ti garantisco che purtroppo. Non l'avete fatta proprio questa classifica. Chi l'ha fatta questa classifica? Il sondaggio. L'avete fatto voi questo sondaggio, quindi vuol dire che la maggior parte di voi pensa che. Di voi, ma noi siamo cittadini, le persone del Movimento 5 Stelle sono dei cittadini normali, stanno sulla Luna. Ho capito, siamo... quindi voi cittadini pensate che noi siamo dei faziosi. Forse qualche problemino c'è, sì. Se siamo così messi male nella classifica della dell'informazione mondiale. Ma secondo voi invece la cosa, per esempio, che è la trasmissione loro che va su YouTube, è faziosa o no? No. Certo che non è faziosa, amici! Non fa taglia copia e incolla la cosa. Tutto quello che tu dici praticamente lo riporta così com'è, senza problemi. E poi si parla di argomenti tecnici, perché voi ci inducete a parlare di gossip e poi dite che noi lì dentro siamo appresso al gossip. Invece noi siamo dietro alle cose che interessano i cittadini. Capito, però e cerchiamo. Voi ci avete indotto a fare questa domanda attraverso... sul telefono. Guardate che mi riprendo. Ma io non taglierò nulla. Aspetta che vi posso però dire una cosa a voi che vi riprendete. Che i servizi purtroppo durano 3-4 minuti, quindi qualcosa dovremo tagliare. Sì. Però io voglio tenere questa cosa e dire Quinta Colonna stasera non va in onda, ma va in onda solo il mio pezzo. Allora, io vorrei dire una cosa che spero che mandino in onda. Io sono in commissione finanze, sì. E quindi non mi occupo tendenzialmente di gossip, ma soltanto di cercare di alleggerire il carico fiscale agli italiani in maniera seria e definitiva. Io capisco la tua provocazione, cercando... però... No, che è... provocazione? No, questo è il mio lavoro. No, nel senso, non è la provocazione, nel senso, non ti facciamo domande di gossip. È che chiaramente è venuta fuori questa cosa, eravamo solo curiosi di sapere, al di là delle tue competenze ovvie, della tua specifica all'interno del movimento, eravamo solo curiosi di sapere se effettivamente perché ci meritavamo questo terzo posto, solo questo volevamo sapere. Una battuta, io adesso, al di là di tutto, ho delle difficoltà ad informare, e io questo vorrei veramente adesso dirlo pubblicamente. Ho delle difficoltà ad informare i cittadini italiani sulle cose concrete di lavoro. Ma che noi l'abbiamo invitato all'interno un sacco di volte, alle piazze non ci volete venire, sì, ma perché non venite? No, a parte il fatto che tu non mi hai mai invitato. E ti invito adesso, Paolo del Debbio, il mio conduttore sarà felicissimo di ospitarti in trasmissione, noi siamo aperti a tutti. No, ma tu mi devi invitare proprio tu specificamente. E ti invito io, lo dico. Ma no, adesso dico, a parte scherzi, stiamo venendo spesso, anche frequentemente, nelle trasmissioni. Alcune trasmissioni non parlano di temi proprio concreti su cui vorremmo puntare l'attenzione. Spesso, per esempio, l'obiettivo della trasmissione è parlare di che cosa ha detto questo, che cosa ha fatto quell'altro, come ha risposto questo, che cosa dice Grillo, se poi Grillo ha detto così, detto colì. Poi tra l'altro rivolgendosi magari al virgolettato, la minuzia. Se invece si parla di temi che si devono affrontare in questa legislatura per risolvere in maniera seria e definitiva i problemi degli italiani, come per esempio l'IMU sulla prima casa, si può risolvere in maniera definitiva. Okay. Se si fa una corretta perequazione e dei giusti estimi catastali, risolviamo il problema in maniera definitiva e non contingente, non come campagna elettorale. Farò una su questo stiamo cercando allora, di lavorare. Siccome farò una sintesi di tutti questi contenuti, che chiaramente andranno in onda su due canali diversi, uno su YouTube e uno su Quinta Colonna, hai un invito ufficiale a venire a Quinta Colonna. Grazie. Io te lo faccio. Poi, come se si tu dice... parli di IMU, di IRAP, di semplificazione fiscale per i piccoli imprenditori... Il deputato 5 Stelle che ci ricorda il suo nome... Carla Rocco. Carla Rocco? No, perché io non mi ricordo manco il mio. Quindi questo è purtroppo... Ha un invito allora ufficiale. Allora merito un altro po'. Ok. Bacio anche lui che manderà in onda quello che ho tagliato. Ma io non ho tagliato niente. Non ho tagliato... Capito? Io non ho tagliato niente.